Ciao, sono Massimo Verini, ti do il benvenuto in un altro video dei miei video audio test, video in cui ti mostro un po' di strumentazione tra quella che utilizzo. Come ti ho detto le volte scorse, se l'hai visto, prima ti ho mostrato il Trimode e poi l'Hollywood Bones, che è questo, Radial fa parte della mia strumentazione e che scelgo soprattutto quando, parlando di chitarra, quando mi serve la parte distorta, ma anche la parte di switching. Se mi segui magari qui su YouTube o sui social, avrai visto che spesso mi è capitato di fare dei video dagli studi e anche negli studi ci sono molti aggeggetti molto furbi che fa Radial. Quindi avevo fatto un video che riguardava il sistema di reamping, piuttosto che quello che ti vado a mostrare, che è un AB switching, che sono fatti anche a rack in serie 500. Serie 500 significa che negli studi ci sono a volte questi rack a 3-4 unità, dove ci sono degli effetti che possono essere messi a moduli, e vengono chiamati serie 500, perché questa è una serie, un formato che si è inventato API, dove mette dentro dei preamplificatori, equalizzatori, compressori, eccetera, e anche Radial fa queste unità da mettere lì dentro. E quindi quando siamo in studio utilizziamo quelle. Ovviamente quando so che vado in uno studio che non ha alcune apparecchiature, mi porto alcuni aggeggetti. Uno di questi è questo, l'AB switching. Vedi che c'è scritto ABY, cioè ABY, nel senso che è un AB switch. AB switch significa quando passi da un canale che viene chiamato A, da una, diciamo che tu vai con la chitarra dentro a questo pedale e hai due uscite, vedi, ingresso, uscita A e uscita B. Quindi l'uscita A, per esempio, va in un amplificatore, B va in un altro. Tipica è, ma che ne so, tengo un bel Fender pulito e un Marshall già distorto e faccio AB switching, ok? Questa è una cosa che è stata usata per tantissimi anni, ha sempre funzionato. Per fare questo si può usare anche tipo, che ne so, un Boss, un Line Selector, che però non ha una funzione che ora vado a mostrarti. Invece la Y, perché intende Y? Immaginati di vedere la lettera, no? Cioè con la chitarra vai qui e con la Y vai in due amplificatori diversi, amplificatori, diciamo in due generatori di suono diverse. C'è chi usa questi, per esempio, se non hai un sistema diverso, entri con la chitarra qua, in uno vai nell'amplificatore, nell'altro vai nell'accordatore. Automaticamente quando passi dall'A alla B, se nell'A c'è l'amplificatore, nel B vai in mute e accordi la chitarra. Quindi apparecchiature come queste, come ripeto, se hai usato per tanti anni, anch'io ce l'ho, il Boss Line Selector, hanno queste funzioni, perché poi hanno situazioni magari di guadagno, cose del genere. E questo però è perché è un aggeggetto molto furbo, perché ha due cose incredibili. Quando tu attacchi due amplificatori può succedere che avvenga un loop di massa, cioè la messa a terra, quando attacchi la presa di corrente, sai che ci sono i tre cavi, ti sembrerà sciocco se magari tu sei esperto, però io quando faccio questi video non so se chi mi sta ascoltando magari ne sappia ben poco, comunque mi perdonerai se a volte sono ridondante. Quando attacchi la presa ci sono tre fili e questi fili sono ok, il più e il meno, chiamiamo, anche se non è questo perché non è corrente continua, e il dito che resta, che non te lo mostro, scusami, è quindi la terra, ok, la messa a terra. Però in molti apparati la messa a terra della corrente anche attaccato ovviamente allo chassis e quindi anche la massa audio. Quando si collegano più apparati audio insieme, a volte avvengono dei loop di massa, quindi dove praticamente delle micro tensioni o degli hum, quindi che vengono chiamati hum, quindi che sono i 50 Hz, che sono tipici della nostra corrente alternata, motivo per cui non c'è il più o il meno, ma c'è fase neutro, questi loop di massa vanno a finire sull'audio e quindi creano questo ok, ti sarà capitato. Bene, questo switch che vedi qui, vedi che c'è scritto lift. Lift è quello che, quando troviamo una scritta lift, si intende sempre sollevare, ma quindi sarebbe il sollevare la terra, cioè togliere la terra, cosa da non fare mai a livello di elettricità. Cioè quando c'è una ronza che arriva dall'elettricità non bisogna mai togliere la terra, perché se la togliamo l'elettricità pensa che la terra migliore da utilizzare siamo noi, perché siamo una massa fatta con del liquido e quindi siamo una buona massa, funzioniamo bene come terra, però c'è l'effetto collaterale che restiamo fulminati e non è molto bello. E quindi il lift in questo caso invece è un lift audio, cioè separa la massa, la messa a terra dalla massa dell'audio, ok? Da quello che sarebbe nel jack la calza. Invece questo è
una cosa che ti farò ascoltare, 180 è un inverte la fase del suono. Allora, andiamo nel dettaglio. Ti faccio sentire prima di tutto che cosa fa. Io adesso ho collegato. Nella A sono uscito e sono andato qui nell'Hollywood Bones. E nel B sono uscito e sono andato in un altro amplificatore, in questo caso è il Kemper che utilizzo, ci ho messo un suono pulito con anche tutti gli effetti, perché voglio farti sentire quello che utilizzo molto spesso in studio, per questo Radial è usata spesso in studio, perché ha questi ammennicoli che poi ti fanno sentire alcune cose furbe. Allora, se io uso la A, ho il mio Hollywood Bone, se uso la B, sto andando invece dentro all'effetto, al suono pulito con chorus, delay, reverbero. Un suono stereo, ok? Scusa che metto meglio l'auricolare. Bene. Quindi posso fare A. Distorto. Pulito. Ma c'è questo pulsante che è molto interessante, che è both, cioè entrambi. Questo mi permette di avere il suono pulito e il suono distorto. Questo fa quei suoni che vengono utilizzati molto negli arpeggi o cose del genere, che dove vai a prendere il sustain dal suono distorto, ma l'attacco e il pulito dal suono pulito, appunto. Adesso io non so a che livello siamo. Allora, il sustain, adesso ho usato troppo drive, mi viene dal distorto. Cioè, se tolgo il bot, senti che solo il pulito, attacco, questi sono entrambi, tolgo l'Hollywood, questi io metto gli effetti solo sul pulito, ok? In questo caso. Ovviamente un pulito che se spingo si sporca un po'. Ok, così ho anche splittato. Attivo il both. Senti che viene fuori la parte media. E quindi riesco ad avere il suono. Se lo tolgo. Ok. Ma questa cosa, cosa senti? Senti cosa succede. Se io non avessi la possibilità di selezionare lo switch di fase, senti. Senti. Senti come fuori fase. Oh. I bassi, te lo faccio vedere così. Così è in fase il basso. Così è fuori fase. Se non lo avessi, sarebbe così. E poi presento un altro controllo molto interessante, che è il drag, che è parte di quello che poi ti farò sentire, che è il dragster, no? Vedi che questo, c'è scritto drag, te lo faccio vedere così, drag. Questo che cosa fa? Adatta, è una resistenza, diciamo, variabile, che adatta l'impedenza, o perlomeno varia l'impedenza. Cioè, senti, lo alzo. Può sembrare come un'equalizzazione, ma in realtà cerca di compensare il fatto che noi abbiamo qui un buffer seguito poi da un altro buffer, che quindi cosa fanno? Preservando e abbassando estremamente l'impedenza, generano che non ci sia un grande colloquio tra amplificatore e pick-up. In questo caso il drag simile a questo, cioè drag quello che tira, come l'impedenza, che tira l'amplificatore. Lo senti molto? Se io tolgo questo e vado solo sul crunch. Occhio. Porto a zero. Senti, lo senti sulla medio alta. Lo metto a manetta. Ok.
E un'altra cosa che si può utilizzare quando si usano soprattutto magari dei pick up, qua servirebbe un cacciavitino, sto usando un plettro al volo, e, quando si usano delle chitarre con single coil, cose del genere, è molto utile. Quindi ecco, speravo di essere breve, ma alla fine una decina di minuti ci vanno, perché è importante capire non solo che sia questo, perché la Radial lo distribuisce la Eco e mi fa piacere fare un video su qualcosa che loro distribuiscono, perché va tutto a pro di una situazione in cui le persone che lavorano in Eco sono persone che conosco. La Radial è un brand che stimo da tanti anni, ma più che altro per dare anche la consapevolezza a chi queste cose magari non le conosce di sapere che esiste un AB switching, ma che possa esistere un AB switching che fa anche da Y, e soprattutto che sia possibile fare qualcosa di diverso, sollevare la terra, non avere loop di massa, e cosa significa? E cosa significa quando noi abbiamo una rotazione di fase? Perché prima non te l'ho detto, ma se hai due amplificatori a valvole e un amplificatore nella sezione, quindi usi clean e crunch, per esempio, e la differenza è soltanto uno stadio di una ECC83 o 12AX7, che è una valvola, di norma in ogni stadio di preamplificazione di queste valvole la fase si gira, ed ecco che alla differenza di uno potrebbe accadere che, non sempre, ma può accadere che la fase sia girata, che tu abbia una fase positiva. Entrambi le fasi non sono mai in controfase da sole, ok? E la controfase, cioè se tu entri con un segnale in fase, quando esce la fase è al contrario di 180 gradi, in questo caso si può dire che c'è un controfase. Ma se tu usi due, hai un'unica sorgente che va in due amplificatori, ecco che può accadere che la fase non sia correlata. Non ce n'è uno o l'altro sbagliato, sono semplicemente correlate e bisogna correlarlo. Questo a uno dei due ruota la fase di 180 gradi. Significa che la fase positiva, sai quando c'è quella famosa sinusoide, la fase positiva diventa negativa, la fase negativa diventa positiva. E in questo caso puoi utilizzarlo. Puoi utilizzare il drag per andare a ottimizzare se hai troppo buffer e quindi l'impedenza che si abbassa troppo e quindi gli acuti che escono troppo, i bassi si asciugano. È importante, sono spunti di riflessione, cosa che poi uno può appassionarsi. Sono appassionato, ho passato gli anni con Brunetti a studiare sta roba qua, quindi è molto figo. Ovviamente io mi affido a Radial perché, come ti ho detto, è un marchio molto molto utile, molto molto versatile, molto diciamo reperibile, non si rompono mai, che sappia io, che questa è già una cosa molto molto buona, come la sono tirata. E quindi niente, ti lascio, ti invito, se ti servirà a provarlo, a andarlo a provare. Non sono facili da trovare perché non sono facili da capire. E quindi dai, ci vediamo alla prossima, che vi mostrerò, o ti mostrerò, il Dragster. Ciao.